Lo facciamo intervenire, ecco, onorevole, anche lei è una rassegna così, così importante, che occupa l'occhiello del territorio da ben 16 anni. E cosa rappresenta essere, diciamo, sul territorio e sposare queste iniziative? Grazie, ringrazio anch'io il sindaco per il suo invito. Avevo promesso una mia presenza da tempo, poi una serie di circostanze legate ai miei impegni a Roma mi avevano impedito di colmare questa mia lacuna culturale, perché è la prima volta che vengo a Tornareccio, questo ve lo dico con grande semplicità. Però Tornareccio è stato presente sulla mia tavola almeno negli ultimi 17 anni, perché capita che alla facoltà di economia dell'Università d'Annunzio fosse originario di Tornareccio uno dei nostri bidelli nella portineria. Quindi rapidamente eravamo entrati in argomento e rapidamente avevo capito che cosa lui poteva fare per me, e gli avevo chiesto di farlo, cioè portarmi il miele. Quindi, diciamo, se non conosco Tornareccio, però conosco la sua produzione. E ringrazio il sindaco, ringrazio gli assessori per aver inquadrato il ruolo dell'agricoltura e le criticità che ad essa sottendono, che sono criticità di carattere ambientale, criticità di carattere economico, entrambi riconducibili sotto il cappello di quel termine che oggi si usa sempre, che è sostenibilità. Vorrei ringraziare gli agricoltori perché fanno un lavoro importante sotto diversi profili. Gli agricoltori di Tornareccio continuano a ricevere importanti riconoscimenti internazionali, quindi portano il nome della nostra, innanzitutto della loro cittadina, ma poi della nostra regione, non so, a Dubai o in altre fiere. Questo è un elemento di promozione di marketing territoriale che sono totalmente d'accordo con Daniele, non va sottovalutato, perché rende comunque attrattivo il territorio anche sotto il profilo turistico. Ma poi dovremmo tutti essere grati agli agricoltori che hanno trovato il modo di convivere con un animale affascinante come l'ape, insomma, affascinante sotto diversi profili, sotto il profilo della sua strana organizzazione sociale, sotto il profilo di come riesce a comunicare. Purtroppo qualche volta con l'uomo, diciamo così, sceglie la comunicazione più pungente, quella che può anche essere. A me colpisce sempre, per esempio, purtroppo essendo uomo di radici contadine, ma di vita cittadina, secondo me a Roma il 90% degli abitanti, ma in qualsiasi città, non distingue un'ape da una vespa, eppure l'ape e la vespa sono abbastanza diverse per comportamento, per indole. E tra l'altro la vespa, in alcune sue versioni, è anche una delle importanti minacce per il mondo dell'agricoltura. E quindi la gratitudine che dobbiamo agli agricoltori in questa loro capacità di convivere e di far prosperare le comunità delle api, va letta anche nel senso di metterci in guardia sul ruolo importantissimo che le api hanno nel nostro ecosistema. Appunto, la biodiversità, le api sono responsabili della sopravvivenza, della riproduzione, dell'impollinazione di oltre 100.000 specie di piante. Senza le api si stima che circa 170.000 specie vegetali andrebbero incontro a seri problemi di riproduzione. E come prima è stato messo in evidenza, questa comunità, la comunità delle api e degli agricoltori, soffre di minacce che derivano dai cambiamenti climatici, ma che derivano anche dalla globalizzazione in senso ampio. Adesso voi non fate caso che, se mi permettete una battuta, io insomma da leghista sono un po' attento alla difesa delle frontiere, ma insomma le vespe che vengono dal sud-est asiatico oggettivamente una minaccia la costituiscono, insomma, quindi verrebbe a dire prima le vespe italiane che sono sì aggressive con le api, ma non quanto la vespa leontina o altre specie. Ci sono tante criticità quindi che colpiscono questo settore, che non sono solo quelle di ordine economico, ce ne sono anche di ordine
importante per la vita di tutti noi, anche magari di quelli che per qualsiasi motivo non consumano il miele, ma comunque la loro vita dipende da quella delle altre. Quindi colgo anche questa occasione per esprimere la mia gratitudine a chi svolge questo lavoro e a chi lo svolge in questa regione con grande eccellenza. Io poi invece faccio parte di quelli che il miele lo consumano, quindi parlo poco, perché così poi andrò a visitare i vari stand sperando di poter fare qualche assalto. Ringrazio ancora il sindaco, ringrazio gli assessori, ringrazio tutti voi per la vostra presenza e prometto, ora che le vicende della mia vita politica mi hanno portato a stringere un rapporto più stretto con questo territorio dove sono stato eletto nel nominale, di rinnovare la mia presenza nei prossimi anni e di seguire con attenzione le vicende del vostro settore. Grazie.